Buongiorno amici di Pisa Marathon, sono qua con Michele Passarellio, il neo presidente della Maratona di Pisa. Chiediamo a lui le informazioni e tutte le novità di questa nuova edizione del 16 dicembre 2012, 14esima edizione. Innanzitutto parliamo dell'Expo Marathon, quindi partiamo proprio dall'inizio della maratona. Dove si svolgerà, quando si svolgerà e perché proprio in questa nuova location? Allora, noi siamo qui a fare la conferenza stampa di presentazione proprio nell'aeroporto di Pisa, all'interno dell'aeroporto di Pisa. Noi abbiamo deciso per la prima volta in Italia di svolgere l'Expo della Maratona all'interno dei locali dell'aeroporto. Questo perché? Perché abbiamo voluto legare il marchio di Pisa e la Pisa Marathon alla porta della Toscana nei confronti del mondo e del resto d'Italia, ovviamente. Quindi siamo stati contenti, abbiamo trovato un management che ci ha immediatamente supportato in questo e quindi abbiamo deciso di fare questa partnership, partire adesso, partire con l'Expo. Probabilmente sarà una partnership che migliorerà negli anni e ci porterà probabilmente a fornire anche servizi anche per esempio con le compagnie aeree, cose che quest'anno non siamo riusciti a fare e che invece per i prossimi anni stiamo studiando. Andiamo adesso a parlare della maratona vera e propria. Te l'hai corsa l'anno scorso, sì. Se ci vuoi dire anche com'è andata, ma soprattutto descrivici magari brevemente il percorso, quindi so che è piatto, so che è lineare, so che è veloce, però ce lo devi dire te che l'hai corsa. Certo, io ho fatto il mio personal best l'anno scorso, che però è 4.08, quindi insomma sono abbastanza lontano da grandi tempi, e, migliorandolo di 6 minuti rispetto a 3 settimane prima che era Lucca, quindi insomma vuol dire che è un bel percorso. Il percorso parte e arriva da Piazza dei Miracoli, questo è importante anche dal punto di vista logistico per chi la corre, perché così non c'è bisogno di trasferimento, non c'è bisogno di nulla, si lascia la macchina, ci sono ampi parcheggi, si lascia la macchina e si ritrova all'arrivo senza alcun problema. E si svolge per i primi 5 km all'interno della città di Pisa sui Lungarni, si va verso la Basilica di San Piero a Grado, bellissimo posto che riempie gli occhi quando ci si arriva sul mare, Tirrenia, Marina di Pisa, e per il lungo vialone che da Marina di Pisa ritorna a Pisa, si ritorna a Pisa appunto e si ritorna in Piazza dei Miracoli. Il percorso è piattissimo, io penso che l'asperità più alta sia un cavalcavia di una cinquantina di metri di altezza, al decimo chilometro e basta così. Tutto il resto è piattissimo, si corre benissimo, soprattutto l'ultimo tratto molto dritto, per chi riesce a tenere un buon ritmo, devo dire che è fenomenale. Io l'anno scorso appunto, nel mio piccolo, ci sono riuscito e quindi insomma è andata bene così. Vogliamo ricordare anche a tutti gli amici della Pisa Marathon come ci si iscrive, quindi come si arriva a Pisa, come ci si può iscrivere, quanto costa e dove ci si può iscrivere. Allora, ovviamente via internet, il nostro sito è www.pisamarathon.it oppure www.pisacitymarathon.com, comunque sono collegati fra di loro. E chiaramente tramite lì ci sono tutti i link sulla SDAM per potersi iscrivere. A oggi la tariffa agevolata su online è scaduta, era 35 euro più 10 di cauzione, però la stiamo continuando fino alla fine di ottobre nei 37 Pisa Marathon Point che sono in tutta Italia. Sul sito sono segnalati uno per uno, sono tutte le regioni, tutte le province, quindi ancora fino alla fine di ottobre abbiamo 35 euro di iscrizione. Dopodiché ovviamente come sempre aumenteranno, fino alla fine di dicembre sarà 50 euro, oltre la fine di novembre, oltre la fine di novembre sarà di più. Chiaramente le iscrizioni saranno possibile farlo sempre online oppure via fax, tutti i necessari accorgimenti sono sul sito, quindi visitate il sito e da questo potete avere tutte le informazioni. Parliamo anche di chi si incontrerà durante la maratona, mi parlano di tanti atleti stranieri, quindi una maratona di Pisa che diventa sempre più internazionale. C'è un paio di aneddoti carini anche da raccontare sulla prima iscritta, sì, o su addirittura alcuni stranieri che arriveranno. Allora, abbiamo la prima iscritta di quest'anno, una neozelandese, quindi dalla Nuova Zelanda viene una persona a fare la maratona di Pisa. Anche questo è significativo di come si vende bene il marchio di questa città. Noi abbiamo la fortuna di vivere e lavorare in questa città. Dopodiché ci sono circa il 50% degli iscritti attuali vengono dall'estero. Noi abbiamo un altro aneddoto carino che ho citato in conferenza stampa. Noi abbiamo una collaboratrice finlandese che ha voluto così per scherzo mettere anche le istruzioni e il regolamento sul sito in finlandese. Abbiamo avuto 10 email di finlandesi iscritti a Pisa contenti di questo fatto che si sia potuto leggere in finlandese anche il regolamento della maratona di Pisa. Ci sono iscritti da tutte le parti. Io stesso con un amico andiamo a New York a correre la maratona di New York fra 10 giorni e ci sono due iscritti di New York che verranno a correre la maratona il 16 dicembre a Pisa. Insomma, è una maratona internazionale, ribadisco, è il marchio Pisa che si vende, è la città di Pisa che si vende da sola come attrazione turistica. Noi dobbiamo fare in modo, noi e tutte le aziende, i partner locali,
fare in modo che questo marchio si venda sempre meglio e abbia sempre più successo. Siamo in Italia, parliamo anche un po' di Scaramanzia. È vero che forse sarà l'ultima maratona possibile nel mondo, perché d'altra parte succede qualcosa di grave. I Maya ci hanno detto che il 21 di dicembre finisce il mondo. Quindi noi, in base a questo, il 16 dicembre è la domenica precedente, quindi altre maratone prima del 21 di dicembre non ce ne stanno, quindi scaramanticamente tutto quello che vogliamo. Però il 16 dicembre potenzialmente è l'ultima maratona che si può correre. Quindi io invito tutti, anche coloro che non l'hanno mai corsa, visto che il tempo massimo è 6 ore, di venire a correre da noi la maratona o la mezza maratona, che si corre pure, che la 21 si fa ed è più semplice da fare, non c'è bisogno di questa preparazione lunga. Beh, venite a correre almeno l'ultima volta, così nel caso malaugurato in cui ci fosse la fine del mondo e avremo tutti corso la maratona. Ricordiamo che per le famiglie, per le mogli, per i bambini che magari vogliono accompagnare il classico padre, il classico marito che corre, ma ormai sono anche tantissime le donne, c'è anche la Christmas Run, quindi una gara non competitiva. Una gara non competitiva di 5, 8, 12 km che verrà svolta più o meno sullo stesso percorso della maratona, quindi si può correre. Tra l'altro, una cosa interessante su tutti coloro che accompagneranno: noi abbiamo delle convenzioni con gli alberghi pisani, con prezzi veramente competitivi. Sul sito si trova tutto, con tutti i prezzi e i riferimenti. Abbiamo convenzioni con i ristoranti pisani, con i negozi pisani, perché appunto abbiamo voluto fare un evento della città che accoglie chiunque voglia venire a Pisa. Sulla base di questo cerchiamo di costruire, come punto di partenza ci diamo questo 16 dicembre, cerchiamo di costruire una maratona che diventi una cosa veramente importante a livello internazionale, in modo da far del bene alla maratona, ma soprattutto alla città di Pisa. Va bene, allora ringraziamo il presidente Michele Passarelli Lio e a questo punto vi aspettiamo a Pisa per il 16 dicembre, non potete mancare.